con il numero 16, Mike Maignan. Con il numero 9, Davide Calabria. Con il numero 19, Teo Hernandez. Con il numero 33, Rade Trunic. Con il numero 8, Ruben Loftus-Cheek. Con il numero 11, Christian Pulisic. Con il numero 9, Olivier Giroud. E con il numero 10, Rafael Leão. Allora raga, Ponzi ci si fa stasera, eh? Aia! Dopo tanto tempo insieme vorremmo mettere questa partita Ponzi. Sì. Comunque cioè molto semplice, la mia non è una buffata ragazzi, è un dato oggettivo, Milan vincerà di due gol almeno di scarto. A me lo auguro, Tonino è una squadra ostica. Sì, la che mette giù Leao con il sei un coglione! Questo non mi era mancato. Ma perché non tiri? Nello stop il trovare di spalle. Ma perché non tiri? Poi dai contro sta squadra di merda del Toro. No, oddio. Si c'è Trossi in mezzo, Teo Hernandez la spizza. Sì, dai. Dovete cogliere la porta! Sì, anch'io la pensavo come lui e poi l'ho pensata pure per me dopo il corso degli anni. Centrocampista tutto questo spazio Reinders deve arrivare su Rafa Leao. Ho letto le dichiarazioni, non mi ricordo di chi del Torino che vuole vincere qualcosa. Vince sto gran cazzo. Posso per favorire ma magari questa palla centrale per Giroud che ci ha avuto forza. Comunque raga, secondo me ragione. Milinko e Savic non hanno fatto. Sono contro Milano. Ci prova da Zon ragazzi, con il suo solito servizio impeccabile. No, tu madre. No, non fare niente bro, peggiori la situazione, aspetta che passo. Fidati di uno che... Ora si fa il gol, sta a vedere. Ha tirato e io non ho potuto vedere. Leao e Giroud secondo me è marcato ma perché è troppo vicino 40 euro al mese ripeti un attimo, non abbiamo 40 euro al mese. Poi vota, devo scoprire di Samuele Ricci di Vecchignan. Blocca non il pallone ma l'avversario. Bravo, cioè che si è fatto un po' male. Comunque ragazzi io fatico davvero a trovare una cosa, una piattaforma streaming peggiore di DAZN. Non è possibile, ma sempre, cioè voglio dire. Cioè ma se trasmettessero le partite su TV 2000 dopo la messa sarebbero comunque meglio. Esattamente così. Che cazzo? No, non fatti la Ternandez, ti prego. Ragazzi, che ne pensate? Che se no li
destro, ma non la palla a Bergamo. Arriva qui da noi. Va a rendersi, la tocca a Teo Hernandez. Mio caro. Fuori. Ha tirato da 30 metri. Sì, ma cogli la porta, zio. Ora non dico che devi fare come bro, sono comunque 30 metri. E se te lo dice uno qui sta sul cazzo Teo Hernandez, 12 minuti. A capire. Ma che poi, ma poi non ti dice Schmutz, raga? Questo ha l'interesse di molti club. Tira! Per Leao sul sinistro cross, perché non ha tirato Leao? Ma perché non tirano proprio? Ma da lì comunque, cazzo sei si è mai capito che brocchi nessuno dai, okay. Dai fuori Sanabria per Pellegrini, dai, se non la vinciamo così. Ragazzi, 5 euro sul gol di Pellegrini. Comunque Sanabria fuori al 20, male male. Io ti parlo del Torino la scorsa per Tony Sanabria, i 12 gol, per fortuna che non ti fece torna, ma siamo proprio fanculo. Io mi immagino che in crisi stasera, tutti in crisi, no, lui ti fa bene. Sì, no, ma sicuro, c'è il Toro, no. Pietro fa Leao, fino in fondo. No, Leao. No, aspetta. Sì, no, ha fatto il gesto, No, ma non me la mando la protezione. E questo Reinders ha scalato bene questa Samuele Ricci. Ha raccolto fuori Leao. Destro violento. Ma lo fai vedere? Dai! A me sembra che non c'aveva il braccio così. Madonna, tu muori! Bucchiata! Gli dà la palla! Ancora Vlasic. Disabile! Iric, Calabria. Giroud, mette l'esterno. Numeri un po' imbarazzanti. Fallo! Saltare. Fallo! Fallo! E lo scambetta. Altra punizione per il Milan, torna a guadagnare. Lo prendo io, scusa. Nella metà campo del Torino. Poi io se finisce 0-0 sono contento. Però primo tempo alle auto, Tomori. E poi vediamo. Lascia passare l'off-to-chick. Buono, è andato con se conduce, può scegliere. Perché non l'ha passata l'off-to-chick? Finta, poi passaggio di Morchio, secondo. Andiamo! Ottimo sulla destra per l'otto. Il gol della merda. Connessione tutta formata da ex Chelsea e dall'otto da Rigamme. Bell'assist, bravissimo. Comunque fa la finta solo di non andando al giro, mettendo questa palla dietro e torna ancora una volta all'esterno. Andiamo a riprenderla adesso, ma tanto se ne sta la partita per l'americano. Risposta del Toro con Ilic, palla non scende. Poi vota, ma domestica. Come dice Marenco, Riccardo Rodriguez. Ricci. Saranno cose. Riccardo Rodriguez. Ma queste squadre, passo, se qua. Milan non esce con Anche Milano, se perdono, non si alzano. Occhio a voi vota, che vuole metterla in mezzo per Bungiù. Che anche se perdono. Dice Cronic poi al volo, mastica un po' la conclusione. Porco Dio, che gol! La deviazione, discurs. Parlando di Schultz, ma sapete del Torino, io il mio risultato ci siamo 3 minuti che più che altro non è solo la mezza rovesciata, è stata la reattività con cui l'ha presa, cioè non è facile. Avete parlato 3 minuti, non mancavate lì in cazzo. Accelera il passo, poi si abbassa Giroud, non basta però per far scorrere questo pallone, alle sue spalle c'era Buongiorno, poi Teo Hernandez aggressivo, intenso, anche in fase di non possesso, da un paio di calcioni a pezzi giallo, ma Rigore dopo non lo so Rick, non lo so, cioè se non lo dà non mi lamento, non si capiva bene, no? Vero! L'ipotesi potrebbe esserci, rivedere lui che è distante, che rigore di merda, non è inutile anche dire che lo è o non lo è, perché gli manca l'appoggio, trova il immagine se la vedo in questo momento, cioè la mano c'è, tanto se però... c'è la mano lo sbagliamo sicuro, no, però è lunga un free review per Maurizio Mariani, c'è non la... insomma, bisogna anche capire cosa andrà a decidere Mariani, colpo di braccio, mano, calcio di rigore per il Milan. Eccolo che viene espulso, sta a vedere. Ora Yuri ci spacca la partita. Ci può stare o non ci può stare, però dipende appunto dalla valutazione. È un po' così, è strano. Dipende dall'arbitro. Chi ci battirà?
Giroud li tira sempre lui. Quante volte abbiamo sentito, ma li segna sempre, cosa tira con Giroud? I palloni in attivo. Adri Tedici sempre così per scaramanzia, tenere distante per non franare addosso al Giroud. No, no, non farlo, non farlo. Ah, anche se è la mia squadra, io quando me lo sento lo dico, poi farò molto di Giroud. Probabile. Dici meglio non rischiare. Il Milan non ha avuto ancora abbastanza sfiga in questo. Lui tira sempre negli angolini, quindi incrocia, non so dove, ma incrocia. Lo segna. Anche se è alto Milinkovic. Ma lui Milinkovic a fallo ci arriva. Allora, se glielo tira a mezza altezza, lo sbaglia. Se glielo tira bello ancora, lo fa. Il rischio di Mariana. Lo fa, lo fa. Silenzio a San Siro. Parte. Giroud! Granatato di Fugna di Torino, sei la vergogna. La tua massima aspirazione festeggia e la promozione. Noi in Europa giochiamo lontano, voi al massimo ad Orbassano. Da troppi anni cercate gloria. Sono Cristiano. Ma alla fine la storia della che Torino è bianco nera. Toro merda, Toro merda. Il terzo di rigore informa Simone Gamberini dal coordinamento che ci saranno ben 6 minuti di rigore. Ah, per il VAR, ma 6 è un po' tanto. Faremo la fine di Roma Siviglia, inizia a maggio, finisce a giugno. Si sta molto di Pellegrini, con l'orizzontale. C'è Teo Hernandez che assiste. Bravo. Non fare il primo lato. Quasi dalla surplus. Però io sì. Che avresti tirato di sì, esattamente. Ma odio su Leao. Contro movimento di Krunic. Uno! Per te! Madonna, che gol ha fatto! Ma che gol ha fatto! Che fa 3-1! Ma che gol ha fatto! Morbido, morbido, sull'assist di Rafa Leao. Ancora! Distruggiamo! Hanno ragione. Col tempo giusto. Cristian, domani quanto vincete? 3-0. Dai, Cris, falla finita. Sei a Torino col Bologna, Dio Cristo. Ragazzi, noi ridiamo e scherziamo, ma il Verona ancora non ha subito. Va dentro con le mani. In tutte due le partite. È tornato dal West Ham. Cassano, vedo l'Atalanta anche candidata alla vittoria della del campionato. A Cassano. Ha fatto un troncanno il culo, guardio. Buono, già rientrando sul terreno di gioco con il pallone. 3-1 per il Milan. Ha sgasato improvvisamente alla fine di questi primi 45 minuti che alla fine sono. Forse anche un calo fisico, dentro, no? Li metti fuori il Milan, allora va bene che il Milan vale sempre molto offensivo, quindi può essere, ma questo fisico, con l'attacco dell'anno scorso stavamo allegramente molto più lì. La novità, boh, Adrian, a me certe volte mi sono Torino, un po' cioè. Con Mignan tra i pali, Calabria, ciao Tomori e Teo Hernandez. Comunque tu non capisci niente di calcio. E Reinders centrocampo davanti Pulisic, Giroud e Leao. Si dovrebbe guardare anche l'Inter. Bravo il Milan a movimentare. Comunque live reaction numero 99 Pellegrini ha guardato, ciao però se la cava, ha sbagliato il palo, avanza palla al piede, ma è vero, ha detto fuori, ma dove vai? Ragazzi, sapete come saluta ciao lì quando la ciao ciao poi vota. Wow bro, incredibile, re della comicità, è la luce di San Siro. Sì, no, davvero sembra la colazione di San Siro. Non abbiamo più le bollette, raga, non si pagano più. Adesso 20 minuti di recupero per questa cosa. Lucia San Siro, ma mica tanto. Penso se ci fosse stato Sardi. Minchia. O Mazzarri. Ha detto anche grande generosità del pubblico. San Siro, no? Sempre campo da Maria. Sempre fondamentale. Sempre fondamentale. Resista a lui. Intanto torna la luce a San Siro. Lo fucile. Prende la porta. Sei già in piedi. Destro forte. Rasta terra. Tutte le gambe di Medici. Che forte. Qua è giocato. Torna a pensare. Ancora Leao per Pulisic. Nascondono il pallone. È passato Pulisic. Pulisic. Forte anche il suo. Stavolta che connessione in una finale che è capo del 2020, sempre un bel bestione, Pulisic per Giroud, un bel Giroud per Pulisic, gol di Pulisic, poi l'Arsenal in quel caso riesce a rimontarsi. Lanzaro, Lanzaro, Dio cane, Lanzaro. Allora dentro Giancaramo e Valentino Lazzaro appena entrato, bello, no, puntata del Milan,
con Reinders, che sa che lì ci arriverà sicuramente Rafa Leao. Arrivano i rinforzi per il portoghese, che intanto punta uno contro uno con Scusa, lo lascia sul posto Reinders, no! Apre il piattone e sfiora il 4-1. Che bravo, no. Una volta ottimo Reinders, molto bravo, un gol penalty, no, vabbè, penalty questa volta in corso, no. C'è anche con la sala VAR, no, vabbè, questo già di qui non è rigore, questo, state tranquilli. Rafa Leao, questo è il pestone, no, di Scusa, la va a rivedere Maurizio Mariani, ha morito, ho capito, allora, ma ragazzi, se devo essere onesto, più netto poi di prima, pestone, però sta per fare a pallone già scaricato da Rafael Leao. Questo cos'è? No, no, infatti secondo me non lo dà, prende, però la palla è già andata, che mette dentro, no, ma infatti non lo dà, non lo dà. Io sarò un film review, vediamo cosa decide Mariani. Calcio di rigore per il Milan. Mi dissocio da questo rigore. È normale, Ricky, se lo vai a vedere, di solito c'è. Mi dissocio da questo rigore. Beh, Leo sta bene, l'importante è quello. Brass, cosa è successo lì? Ancora Pulivicino da dischetto. Capito? Cioè, adesso io sono sicuro che dirà che è niente. Respira, parte, passetti, giro! Mi dissocio da questo rigore. Ancora, mi dissocio pienamente. E si ripresenta con una doppietta. Alzo le mani. Ogni 10 1-1 per il Milan. Ecco, Milinko Savic aspettava centrale il tiro di Giroud, invece la mette dalla parte opposta rispetto al primo tempo. Palla alla destra di Milinkovic, perfetta, mette al destro. Di Giroud, calcia sotto la sud. Però. Usa! Io arrivato il momento di altri due campi. Bello! Pulisic accelera, arriva al limite, poi Ciucu e Riccardo Rodriguez lo cura. Diciamo che Pulisic è fatto con Caramo. Due tocchi, scarica palla, ciao, diciamo, il capitellino adesso in mano, Mariani, ammonisce. Mi faccio un'iniezione di marcatura su di lui, Bronic invece dentro su Vlasic, pronto Lazaro a metterla sul primo palo, la testa di Vlasic, risponda tra tante maglie rossonere, ma la palla è larghissima. Occhio a Riccardo Rodriguez, la palla va molto lontana dalla porta di Mediana, c'è stato un giocatore che dà impulsi, non ha azzeccato la corsa, si risolve in provvisi, ma ogni tanto si intestardisce, vabbè, tra due partite, possiamo considerare dentro Alessandro Florenzi, l'ho detto anche ieri, sarà proprio in conferenza stampa con la cessione di valutare, dovrebbe essere ora se adesso danno 8 minuti di recupero sul 4-1, poi va per lo scarico. Pulisic si presenta minaccioso. Pulisic, che cazzo, la pugna Milinkovic Savic a respingere, poi Ciucuese segna il recupero, informa Simone Gamberini, tra pochissimo. Mamma Yala, gente inarrestabile oggi dentro l'area Okafor, palla ancora Rai. Fuori Reinders, sì, vabbè, oh. Ti porta 6-1, che fa, cioè Macarabia ha giocato 90 minuti. Parte ancora il Milan, la energia. C'è una partita che avete giocato a lancia parte, cioè. Dai, Lucca! Allegri, passa davanti a Tomori. Ultimi secondi, San Siro. È finita! Ha vinto il Milan. 4-1 sul Torino. Il pareggio di Scurs. Dopo bene, così. Ci vediamo per Roma-Milan. Con i vigili.